Amici del futsal, buonasera dal Polo Olgiata di Roma. Settima giornata di Serie A di futsal. Questa è Roma Pomezia, il derby. Si attende solamente il fischio da parte di Chiara Perona, che arriva in questo istante. La Roma a gestire il primo possesso del derby. Roma Pomezia è cominciata. Matteo, spalla alzata. Michelangelo, che volè. Cutrupi in avanti. Roma che prova a salire di giri. Dimas, controllo orientato, dribbling, si accentra, vince il rimpallo. Dimas, assist, Marcelinho al primo tiro in porta. La Roma è davanti, 3 minuti e 20 sul cronometro, 1-0, secondo gol consecutivo di Marcelinho. È rimasto proprio solo Marcelinho del quartetto di movimento di partenza di Dorto. Ha fatto il suo ingresso in partita anche Isgro, che qui riceve in fascia la sua zona preferita, punta Cutrignelli, calcia in tuffo Molitierno, pallone che probabilmente sarebbe anche uscito. È costretto a ricominciare da Dudu. Si è chiusa bene la Roma, azione insistita però del Pomezia. Bueno, parte in fascia, mette dentro, palo Cutrignelli, alto sopra la traversa, occasionissima per il Pomezia, la migliore della partita. Abbiamo superato da 30 secondi la metà del primo tempo, punteggio che rimane inchiodato sull'1-0 grazie al gol realizzato da Marcelinho. Murillo, grande recupero, Murillo, Isgro sulla riga, ha salvato Cutrupi, questa vale come una rete, grande intervento difensivo. Michelangelo si accentra, Roma che chiude tutti i varchi. E allora si gira a largo da Bueno, che passa bene su Marcelinho, assist dentro il pallone. Giù Tiaghinho, non c'è fallo. Altra occasione Pomezia che sta sciupando troppo. Ancora lui, profondo, Dudu! Se non l'ha presa Ducci, rimessa dal fondo. Altra chance enorme, sciupata dal Pomezia. Non c'è stata per gli arbitri deviazione di Ducci. Dall'altra parte la Roma, Dimas Molitierno. E la Roma ha avuto un'occasionissima per il raddoppio. Dormita colossale qui della difesa della Fortitudo. L'occasione per Dimas, che ruba un'altra palla. E nuovamente solo contro Molitierno. Dimas, palo clamoroso della Roma. Altra chance gigante per il 2-0. Secondo giro vuoto della difesa del Pomezia. Parte Marcelinho col suo mancino, ha raddoppiato la Roma, la doppietta di Marcelinho, 2-0 a 3.50 dall'intervallo. Roma che riparte con Ducci in porta, Avellino, Murillo, Isgro e Marcelinho. Dall'altra parte Molitierno, Bueno, Cutrupi, Matteus e Michelangelo. Subito Bueno, ma la partita è lunghissima. Lancio di Ducci, teso, Marcelinho di testa, assist al bacio di Daniele Ducci, spizzata e trick, tripletta, Marcelinho 3-0. Abbiamo superato da una decina di secondi la metà della ripresa, 3-0 per la Roma, tripletta di Marcelinho. E Pomezia che continua col portiere di movimento, Matteus, Dudu, rotazione, Bueno dentro. Palla intercettata di Eugenio con la porta vuota. Alessio di Eugenio, poker giallo-rosso a 10:30 sul cronometro. Segna anche Alessio di Eugenio. Matteus, Michelangelo. Passa una palla che crea lo spazio per Dudu. La palla è entrata, il gol della Fortitudo Pomezia, il gol di Dudu accorcia le distanze, la squadra di Angelini col portiere in movimento, 8 alla fine. Dimas si prende il centro del campo, bella palla per Marcelinho di ritorno, anche con un pizzico di fortuna, ma segna Antonio Dimas, la Roma si riporta a più 4 a 6:50 dalla fine col suo capitano. Una Roma decisamente rinfrancata rispetto a quella passiva vista
proprio qui in casa, schiantata dal Consilina, mentre arriva il gol di Michelangelo con la deviazione di Murillo che sorprende Ducci. Il pallone si impenna e il Pomezia è nuovamente a meno 3 col gol di Michelangelo. Il suo rilancio, Molitierno, suona la sirena, la Roma vince il derby 5-2, seconda vittoria consecutiva dei giallorossi, che salgono a 15 punti in classifica, raggiungendo il terzo posto.